È la seconda edizione della Notte Bianca del Mediterraneo, che è un po' l'evento clou dell'estate pescarese. Vogliamo ripetere il successo dell'anno scorso, allorché 200.000 persone hanno riempito la più grande piazza lineare che si potesse immaginare, cioè la riviera pedonalizzata e chiusa al traffico. Sarà una notte di spettacolo, di intrattenimento, di festa, e questo siamo sicuri che genererà riflessi positivi anche sull'economia locale, visto che iniziative di questo tipo moltiplicano il PIL. Per la seconda edizione quali saranno gli appuntamenti più importanti? Cosa è previsto? Ma tante iniziative, a partire dal Adriatic Plus Coast Day, il 16, ci sarà il concerto di Fiorella Mannoia qui all'Arena del Mare della spiaggia della Madonnina, poi Tonino Carotone allo Stadio del Mare, Paola Turci sulla Riviera Sud a Piazza Le Laudi, Alex Neri dei Planet Funk all'Ex Cofa per l'area della musica elettronica, chiuderemo con Michele Placido su Piazza Salotto, Piazza della Rinascita, e poi ci saranno oltre 30 gruppi a terra che animeranno tutta la serata, questa volta davvero dal tramonto all'alba. Sono più di 150 artisti coinvolti, oltre 70 iniziative, quindi ce ne sarà per tutti i gusti, ma sicuramente ci sarà da divertirsi in questa notte che si pone l'obiettivo di diventare già da quest'anno uno degli appuntamenti principali dell'Adriatico e nel panorama nazionale.